Siamo ritornati insieme e in attesa di vedere nel maxi schermo che è alle nostre spalle il nostro primo ospite di oggi, che come vi preannunciavamo è il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, questo piccolo comune della provincia di Foggia che è diventato grande nel mondo per la sua capacità di fare accoglienza e ospitalità, e sarà lo stesso sindaco a raccontarci come tutto questo è successo, esperienza che ha condensato in un libro fresco di stampa dal titolo molto bello, Maria Pia, Ospitare fa bene. Ospitare, è uno di quei classici casi, il termine ospitare, così come la parola ospite, che ci fa pensare a quanto sia la lingua anche volubile in un certo senso, no? Perché da una parte la radice significa persona che accolgo, dall'altra significa nemico. E Questo non lo quindi è sapevo. un po' come la famosa faccenda del farmacon, che significa contemporaneamente veleno e medicina, Infatti. perché a seconda del dosaggio. Qui invece l'ospitare fa bene, fa bene parlare delle parole, ma soprattutto lasciar parlare gli ospiti. Infatti, eccolo qua. Ben trovato, Gianfilippo, e bentornato. Grazie mille, buona giornata, grazie. Buongiorno. Buongiorno a voi. In attesa di vederti sul nostro maxischermo, anticipavamo il tema di questa chiacchierata e la pubblicazione recentissima di questo tuo libro dal titolo molto bello, Ospitare fa bene. Quindi andrei subito al punto. Intanto stiamo vedendo la copertina del libro in stile fumettato con il suo sottotitolo Economie di luogo, accoglienza e turismo in un paese di un'area interna. Posso parlare subito della copertina, sindaco? Siccome esiste una panchina enorme così in alta montagna, c'è anche da voi? Sì, ci siamo ispirati alla nostra panchina gigante che è uno dei punti più alti della Puglia, un punto panoramico molto bello che è diventata anche, diciamo, meta di visita da parte di molti ospiti. E verrò anch'io a accomodarmi allora. Dicevamo, caro sindaco, in questo libro hai condensato gli anni più recenti del tuo impegno in comune con tante attività che hanno portato Biccari all'attenzione nazionale, diciamo, senza ombra di dubbio. Quali sono, ecco, le esperienze di rilievo che hai condensato in questo volume? Ma parlo di tanti episodi, ovviamente di tanti progetti, per esempio del progetto con Argentina per il Mondo, quindi dell'arrivo di ragazzi, di giovani famiglie argentine, anche peruviane. Parlo di progetti di, diciamo, accoglienza nei confronti dei rifugiati con il sistema di accoglienza e di integrazione. Parlo, diciamo, del filone turistico anche con l'arrivo di tanti turisti, soprattutto ambientali, nel nostro territorio, ma soprattutto parlo della nostra comunità, di come è stata in grado di rigenerarsi anche attraverso, appunto, l'esercizio dell'ospitalità. Noi abbiamo sempre considerato il turismo, prima di tutto, come un progetto sociale e non soltanto economico. E questo ci ha fatto capire che, appunto, ospitare fa bene a chi viene ospitato, ma anche e soprattutto a chi ospita. E Biccari è diventato da tipica città del sud da cui si partiva, invece una città nella quale si arriva, quindi. Sì, è stata un po' l'inversione di certi paradigmi, di alcuni punti di vista consolidati. Noi siamo sempre stati un paese di emigrazione, un paese da cui si parte, e invece adesso siamo un paese di arrivo, un paese di passaggio, un paese dove succedono anche delle cose, e questa energia ovviamente aiuta tanto dal punto di vista della crescita economica. Ci sono degli indotti economici molto significativi, ma anche dal punto di vista sociale e culturale, perché
un paese vivo, un paese vivace, un paese dove c'è uno scambio continuo anche di stimoli reciproci, ovviamente è un paese che si tiene più allenato e che è più pronto a raccogliere le sfide del suo tempo. Sindaco, siccome in queste ore purtroppo sono arrivate conferme che a livello nazionale la denatalità sta diventando sempre più drammatica, da voi come vanno le cose su questo parametro? Ma ovviamente non ci sottraiamo al trend negativo nazionale e in particolare poi che caratterizza molti piccoli comuni, soprattutto delle aree interne. Negli ultimi 2 o 3 anni però siamo riusciti a togliere il segno meno dal nostro trend demografico con un segno più molto significativo. Abbiamo più bambini, abbiamo più cittadini e quest'anno abbiamo aperto il nostro primo giorno di scuola con 10 bambini in più, considerando, diciamo, tutte le varie classi, Beh, quindi è una e cosa questo positiva davvero. è un segno di grande fiducia perché significa che i piccoli comuni, se si aprono, se riescono a trovare delle nuove traiettorie, possono essere anche ancora un luogo abitato e in cui vivere è bene, soprattutto, non soltanto diciamo una questione di resistenza, ma anche di qualità della vita. Bene. Tornerei un attimo al libro, chiedendoti di illustrarci qualcuna delle buone pratiche che che avete messo in atto come comunità per, ecco, dare un motivo in più a quanti volessero venire a conoscerti e conoscere Biccari più da vicino, per poterlo fare, appunto. Ma parlo per esempio di tutto il progetto delle case in vendita. In questi anni siamo riusciti a vendere 30 case sfitte, vuote, abbandonate del centro storico a cittadini che provengono da tutto il mondo, dagli Stati Uniti, dal Sud America, dal Portogallo, dalla Germania. Sono nuovi cittadini che stanno ridando vita a porzioni molto importanti del nostro centro storico, che stanno generando appunto delle vendite immobiliari, ma anche dei progetti, dei lavori, delle ristrutturazioni, quindi una filiera economica ma anche sociale che ci sta facendo scoprire anche come un piccolo comune possa essere attrattivo, per esempio, nei confronti di tanti cittadini stranieri che ancora sono attratti dall'Italia e in particolare dall'idea di villaggio italiano, dall'idea di piccolo comune. Quello è un altro filone molto importante perché, per esempio, Legambiente stima in circa 2 milioni le case abbandonate nei centri storici dei piccoli comuni. Sono delle problematiche che però potrebbero diventare anche delle opportunità. E il libro gioca tutto su questo aspetto, cioè su come far diventare occasioni quelle che notoriamente, diciamo, quotidianamente consideriamo soltanto problematiche. Vi siete aperti anche all'arrivo di migranti? Sì, noi abbiamo un sistema di accoglienza integrato, l'ex SPRAR, ospitiamo circa 20 rifugiati, siamo convintamente nella rete dei piccoli comuni del Welcome, consideriamo che anche questo pezzo di strategia dell'ospitalità sia importante perché ovviamente chi vuole candidarsi ad accogliere deve essere in grado di accogliere tutti senza distinzioni. Avendo proprio un atteggiamento, diciamo, positivo nei confronti degli altri. Il nostro vuole essere un paese ospitale, noi lavoriamo affinché la nostra comunità sia una comunità ospitale perché siamo convinti che possa essere un elemento vantaggioso anche per i residenti. E poi oltre, diciamo, Bene. l'infrastruttura rurale c'è tutto lo scenario naturale che abbraccia Biccari e lo rende un posto unico. Sì, anche quello è stato un piccolo cambiamento di prospettiva. Per esempio, il nostro bosco, circa 700 ettari di boschi comunali, per tanto tempo è stato un pezzo improduttivo del nostro territorio. Era quasi un peso, ovviamente era un impegno costante in chiave antincendio, in chiave manutenzione, in chiave pulizia. Poi abbiamo scoperto piano piano che, soprattutto considerandolo nella sua multifunzionalità, poteva diventare
un luogo non soltanto di forestazione e quindi di gestione forestale classica, quindi di lavoro, ma anche un luogo di divertimento, di svago, di turismo, di esperienze, addirittura di didattica e da ultimo anche di cura. Il nostro bosco nel tempo è diventato un po' un bosco dove ci si può divertire nel parco avventura, dove si può fare sport, dove si possono fare esperienze, tra cui quella di dormire sugli alberi, dove si possono fare esperienze formative con il bosco didattico e con altri progetti che stanno partendo proprio in questi giorni, ma anche un luogo di cura perché è diventato il primo avamposto di stazione forestale della nostra regione. Quindi da noi, con un progetto che si chiama Forest Care, il bosco è diventato appunto anche un luogo di cura per bambini e ragazzi autistici e neurodiversi. Stupendo, un quadro meraviglioso, complimenti. Lasciatevi ospitare da Biccari, allora mettetelo tra le vostre prossime mete. Noi intanto ringraziamo il sindaco di questa bellissima cittadina, Gianfilippo Mignogna, e lo ringraziamo non solo per essere stati con noi, per essere stato con noi stamattina, ma anche per aver racchiuso in questo libro Ospitare fa bene queste bellissime buone pratiche. Grazie sindaco. Eh sì, siete stati in tanti, tutta la comunità è stata con lei qui. Complimenti anche a loro. Esatto, grazie. Grazie a voi e naturalmente vi aspettiamo in paese. Grazie. Grazie, grazie per l'invito, buon proseguimento di lavoro e di giornata, noi restituiamo la linea alla regia.